Sono sicuro che molti di voi conosceranno le opere di Hayao Miyazaki, iconico regista di film d'animazione giapponesi che hanno conquistato i cuori degli spettatori. Città incantate tra gli spiriti del Giappone antico, lotte sanguinose tra le macchine dell'uomo e le forze della natura. Tra queste incredibili storie, illustrate con scene animate di grande rispetto, incontriamo un pilota d'aerei un po' particolare. Un umanoide coi tratti di un maiale che sorvola i cieli d'Italia. Sto ovviamente parlando di Porco Rosso, la storia di Marco Pagot che, unico sopravvissuto del suo stormo nel pieno della Prima Guerra Mondiale, si ritroverà come colto da una maledizione con quei particolari tratti somatici. Ciò però non gli impedirà di divenire il cacciatore di pirati dell'aria più famoso dell'Adriatico. Miyazaki non lascia nulla al caso. Seppur non viene totalmente specificato nel film, le fattezze animalesche hanno un significato, ovvero che per i giapponesi essere l'unico sopravvissuto ad uno scontro, che sia sulla terra come che sia nell'aria, è sinonimo di grande disonore. Pagot quindi, seppur guerriero impavido nei cieli della Grande Guerra, si ritroverà marchiato da tale onta. Ma non voglio dilungarmi oltre al riguardo, consigliandovi caldamente di godervi la pellicola. Ma in questo film un personaggio diverrà il protagonista di questo video, quindi andiamo subito a presentarlo. Durante l'iconica scena del cinema, Pagot viene affiancato da un suo amico, veterano anche lui della guerra aeronautica. Si presenta con una linda uniforme delle Regie Forze Aeree, di bell'aspetto. Questi è niente meno che Arturo Ferrarin, non di certo un personaggio immaginario. Appassionato com'è della storia della nostra aviazione, Miyazaki ha tirato fuori dal cilindro un personaggio più conosciuto nel Sollevante che nella sua terra natia, onta ignominosa nel curriculum degli italici ignari della propria storia. Fu proprio quel personaggio che, più di 100 anni fa, parteciperà ad uno dei voli più pericolosi ma al tempo stesso famosi della storia dell'ala. Un viaggio di ben 17.000 chilometri, oggi percorribili comodamente con un diretto di 17 ore, ma che per quell'avventuriero ci vollero circa 3 mesi, affrontando i monsuni e i banditi, amando il volo come pochi e divenendo l'ambasciatore di un'amicizia tra due paesi, il Regno d'Italia ed il Giappone imperiale. Questo, mozzi e mozze del vintage, è Arturo Ferrarin, fautore dell'epico viaggio che fu il Raid Roma-Tokyo del 1920. L'amicizia tra Italia e Giappone si lega tra le trincee della Prima Guerra Mondiale. Harukichi Shimoi, detto l'ardito giapponese, fu un famoso poeta e scrittore del Sollevante che giunse in Italia per apprendere le opere dantesche ed infine divenire persino professore nella cattedra dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Tenendo gli argomenti più succosi di questo personaggio per un altro video, vi basti sapere che nel 1917, sotto consiglio dello stesso generale Armando Diaz, raggiunse la zona di guerra come inviato, per poi farsi influenzare dagli ideali del nostro paese e divenire egli stesso ardito. Oltre ad insegnare ai suoi commilitoni l'arte del karate, non esitò a partecipare ad importanti scontri del 15-18, come la Battaglia del Solstizio e di Vittorio Veneto. Sarà in questo caotico periodo che incontrerà il Vate. Gabriele D'Annunzio e Harukichi si piacquero subito, legati come erano dalla passione per la poesia e non solo. Durante la guerra, le loro idee inimitabili portarono alla realizzazione di un progetto che poi avrebbe preso vita poco dopo il conflitto. Un simbolico ed avventuroso viaggio che avrebbe legato i destini dei due rispettivi paesi. Un viaggio aereo che da Roma giungesse fino alla capitale del Sollevante. Questo ardito volo, che oltre a ravvivare i rapporti tra nazioni avrebbe dimostrato le capacità della neonata aviazione italiana, venne infine accettata persino dallo stesso governo italiano dopo il conflitto, concedendo l'utilizzo di uomini e mezzi per la riuscita dell'impresa. Sotto sotto, però, bisogna far notare che le stanze del potere di Roma lo fecero anche per distogliere lo sguardo del Vate dalla irredenta città di Fiume. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già trattato in un vecchio video.
Durante i preparativi vennero messi a disposizione 7 biplani Ansaldo SVA-9 e 4 bombardieri Caproni, ed alcuni tra i migliori piloti della Prima Guerra Mondiale come Locatelli e Ancillotto. Seppur ancora mezzi grezzi, gli SVA divennero già famosi non solo negli scontri contro le forze austriache, ma anche per il famoso volo su Vienna che tanto fece divenire famoso D'Annunzio. Ferrarin, già veterano della Grande Guerra, venne inserito nel progetto quasi per caso, mentre si trovava in convalescenza a Parigi. Ferrarin nasce a Thiene il 13 febbraio 1895. Si aggiudicherà l'appellativo de «il Moro di Thiene» per via della sua carnagione. Figlio di una famiglia di industriali tessili, frequentò il liceo classico Fusinieri di Venezia. Partecipò alla Grande Guerra come mitragliere nel corpo aviatori, aggiudicandosi poi nel 1916 il brevetto di pilota presso l'aeroporto di Cameri, Novara, con il grado di sottotenente. Terminerà la guerra con il grado di ufficiale pilota di caccia. Farà persino la luna di miele con Adelaide Castiglioni viaggiando in aereo. Dopo l'esperienza del Ride, che vedremo a breve, Ferrarin continuerà a volare. Farà il collaudatore per Ansaldo, comanderà una squadriglia di 4 Fiat BR1 su Francia, Belgio e Inghilterra. Parteciperà 2 volte alla Coppa Schneider con gli idrocorsa Macchi M39 e M52. Nel 1928 vincerà con il capitano Carlo Del Prete primati mondiali, come il record del volo in circuito chiuso, 7.666 km in 58 ore e 37 minuti. Il suo ultimo viaggio sarà fatale, quando a Guidonia, il 18 luglio 1941, perirà durante un collaudo di un Ambrosini SAI 107. Morirà come sempre ha vissuto. Tornando a noi, ha tempo una settimana per prepararsi e dovrà utilizzare un altro aereo rispetto a quello promesso, un malmesso mezzo di fortuna che però non lo scoraggia. Un Ansaldo SVA-9. Colui che deteneva il mezzo, ovvero suo cugino Francesco, gliene sconsiglia l'utilizzo poiché pervaso da difetti meccanici. Accorciati i cavalli e il serbatoio, pendeva verso destra durante il volo, costringendo il pilota ad utilizzare un elastico fissato sulla fusoliera a sinistra, tenendo la cloche per stabilizzare il velivolo. Ferrarin non si diede comunque per vinto e con il suo motorista Cappannini attueranno numerosi interventi di manutenzione. Nella mattina del 14 febbraio 1920, alle 11 di quel lontano San Valentino, presso Centocelle, la foschia si diradava lentamente. I velivoli erano pronti per il decollo. 2 Caproni erano già partiti da qualche giorno, mentre Arturo doveva attendere l'arrivo di una rappresentanza ufficiale da Roma e che si asciugasse la vernice del suo aereo. Non intendendo aspettare, spaccarono una bottiglia di champagne sul velivolo del tenente Masiero e presero il volo incuranti della vernice. Tra i pochi a salutarli, armati di sorrisi diffidenti, solo uno mostrò fiducia al progetto. Un colonnello giapponese giunto da Parigi, che strinse la mano a Ferrarin poco prima della partenza. Per conoscere al meglio il viaggio, non esitò a consigliarvi la lettura de Il Ride Roma-Tokyo dello stesso Ferrarin, insieme di aggiornamenti dettagliati sul viaggio impervio e di grande amore per l'ala. Venne stampato pochi anni dopo il suo ritorno, ma oggi facilmente reperibile grazie alla casa editrice Idrovolante Edizioni, che non fa male recuperare. In ogni caso, non potrò non citare alcuni degli eventi più significativi del pericoloso ed epico viaggio. Affrontati i primi temporali sull'Adriatico e superata la Grecia, riuscirono ad atterrare nell'oscurità della sera a Smirne, aiutati dalle luci segnaletiche della nave della Regia Marina Nino Bixio, giunta in zona proprio per sostenere la traversata. Ripartiti i giorni dopo, dovettero atterrare nel bel mezzo del nulla per una perdita d'acqua dell'aereo di Masiero, venendo così circondati dalle incuriosite e agguerrite truppe greche. Seppur in territorio turco, la caduta dell'impero ottomano portò a sconquassi politici e ribellioni, portando molti eserciti come quello italiano e greco ad intervenire. Verranno ospitati dagli stessi greci a Aydin, cittadina disastrata dai ribelli, per poi ripartire alla volta di Aleppo. Nel viaggio tra Aleppo e Baghdad, l'aereo si ritroverà a fare persino da postino. Tra le due città, collegate da forti corrispondenze, orde di predoni rendevano pericolose le strade.
Difatti l'aereo venne bersagliato dai fucili dei banditi, ma non gli impedirono di certo di raggiungere la capitale persiana, atterrando in un campo di calcio durante una partita tra soldati inglesi e operatori italiani, giunti lì per sostenere il viaggio. Consegneranno il prezioso pacco di lettere e cartoline, venendo letteralmente assaliti da una folla festosa che quasi fece capottare l'aereo. I monsoni cominciarono a tempestare l'Oriente. Difatti, il volo si fece sempre più pericoloso, rischiando l'aereo di perdersi nel bel mezzo del Golfo Persico, se Farrarin non si fosse adoperato per riprendere la giusta via tra la pioggia battente e i venti impervi. Ricordo che il mezzo, strapieno di rifornimenti e di benzina, e quindi appesantito, era persino senza tettuccio. Vi lascio immaginare quindi la situazione poco piacevole per i due intrepidi viaggiatori. Per raggiungere Bender Abbas, dovette scegliere tra un volo nel bel mezzo delle montagne desolate o lungo terreni più facili, ma ricolmi di briganti che avevano recentemente rubato due mitragliatrici da un aereo inglese caduto. Dovendo scegliere la prima opzione, zigzagarono tra quegli impervi picchi, costantemente martoriati dai monsoni. Sorvolando in un labirinto naturale, stretti dalle gigantesche mura delle montagne, riuscirono per un pelo ad alzarsi di quota per uscire da quella situazione. Lo sforzo però affaticò il motore, facendolo spegnere per lunghi istanti e portandoli a precipitare fino a quando ripartì, salvandosi per un pelo da un infausto schianto. Dai monsoni alle tempeste di sabbia è un attimo. Colti da folate di sabbia accecanti e bollenti, riuscirono a malapena ad atterrare nel bel mezzo del deserto, nei pressi di uno di quei pochi pezzi d'erba circondati da capanne. E proprio da quelle capanne sbucarono uomini di una tribù inferocita, dando il via a un evento pericoloso quanto irriverente. Dopo uno scambio di scazzottate, vennero infine catturati e rinchiusi dentro una capanna. Il capo della tribù, una donna sopra il suo cavallo bianco, decise infine di interrogarli, credendo che fossero gli odiati inglesi. Questi ribelli persiani però vennero convinti dai due aviatori che erano bulgari, quegli alleati dei tedeschi che durante la Prima Guerra Mondiale cercarono di sostenere le ribellioni antibritanniche in quelle zone. La situazione cambiò, con la tribù che incominciò a danzare intorno ai due italiani che si misero a riparare l'aereo. Quando fu tutto pronto e convinsero gli abitanti che avrebbero fatto solo un giro di prova, si fiondarono in cielo come falchi e finalmente poterono continuare il viaggio verso Karachi, lasciandosi alle spalle quel bizzarro evento. Da lì in poi a rotta di collo, l'India, visitando Delhi e volando vicino al Taj Mahal. Ad Hano vennero bloccati per qualche tempo dalle forti piogge ed ospitati dalle forze francesi in loco. Fu qui che Farrarin venne informato della morte di Grassa e Gordesco, schiantatesi a Bushir per un guasto al motore. Ripartiti, la città di Canton venne raggiunta ad un pelo dalla fine del combustibile, atterrando fortunosamente su un giardino ed acclamati dalla popolazione come eroi. La stanchezza si fece sentire sempre più, ma nonostante ciò, festeggiati ed osannati in tutta la Cina ogni qualvolta si fermarono. Esausto, scriverà: «Non aprite le porte dei vostri templi, dove l'aria è piena di mistero, perché il mistero io l'ho appena sfiorato, ed esso mi opprime, mi uccide come voi. Laggiù, lontano, di dove giungo con queste piccole ali, tanti sono i miei compagni, e molti più eravamo, sono morti. Ma verranno in molti un giorno, una nube che oscurerà il sole con piccole ali tricolori». Dopo la zona di Hong Kong, sorvolando la concessione italiana di Tianjin e salutando la regia nave Caboto, giunsero a Pechino, dove venne consegnata a Farrarin la medaglia all'ordine della Tigre di terzo grado cinese. Poi fin verso la Corea, venendo in contatto per la prima volta con il territorio giapponese. Manifesti sganciati fin verso Seoul, medaglie consegnate dal governo giapponese ed infine le onde del Golfo di Tsushima, ultimo ostacolo che lo separava dall'ambito obiettivo. Fu così che, scortato da tre cacciatorpediniere della Marina Imperiale e raggiunti anche dal velivolo di Masiero, videro finalmente le verdeggianti isole dell'Impero, giungendovi sopra alle 8 del mattino e puntando direttamente verso Osaka. Accolti dal panorama incredibile che solo il Giappone sa donare, dal popolo che attendeva con ansia anche solo il loro passaggio, atterrarono in una città festosa, divisa dalla quiete millenaria dei templi e dalle industrie dell'evoluto e moderno impero.
ma l'agitazione era palpabile, poiché il giorno dopo sarebbe stato quello cruciale per raggiungere Tokyo. Il mattino seguente le nuvole resero difficile il viaggio, ma i piloti non mollarono nemmeno in quell'ultimo tratto, affrontando l'ennesimo, ultimo, impervio ostacolo che non riuscì a fermarli. Le ali tricolori atterrarono infine presso l'aeroporto di Yoyogi, assordati dalla popolazione che gridò Banzai con entusiasmo romanzesco. Il 31 maggio 1920 l'Italia, D'Annunzio, Arukichi e i quattro aviatori patrioti realizzarono quel raid fino a quel momento mai tentato da nessun altro. Due paesi così lontani geograficamente non furono mai così vicini come in quel momento. 116 ore effettive di viaggio, 17.000 km superati, avventure e pericoli affrontati per aprire la strada ad altri voli che, grazie alla loro audacia, poterono migliorare ed affinare quel lungo viaggio che ai nostri giorni è divenuto nettamente più veloce. Ferrarin e Cappannini, seppur non gli unici a giungere a destinazione, furono gli unici a farlo con lo stesso mezzo, concedendo a loro il grande primato che unì le relazioni di paesi secolari come il Giappone e l'Italia. E Ferrarin, che affronterà ben altre avventure, si ricorderà di quel suo grandioso viaggio sul suo diario, ricordando: «Dedico questo libro alla vita, all'amore, alla morte e al mio motore, sempre ubriaco di benzina e di spazio che ha squarciati i silenzi dell'infinito con l'urlo rauco dei suoi 250 HP».